Cresce l'attesa per la serata finale del premio Azimut Marche. Il rettore dell'Università di Macerata, Joe McCourt, ha accettato come giurato di far parte di chi selezionerà le imprese migliori delle Marche più meritevoli e ha risposto ad alcune nostre domande. Soprattutto mette in evidenza in questa intervista la connessione fra il mondo del lavoro e il mondo dell'università. Quanto conta la qualità degli studi, l'interconnessione fra questi due mondi, ma soprattutto l'internazionalizzazione e infine il territorio marchigiano, proprio così. Sentiamolo in una intervista di Monica De Pau del gruppo Azimut per i nostri microfoni. Bene, Rettore, benvenuto, buonasera, grazie, Buonasera a lei. grazie della disponibilità. Allora, inizierei con una domanda di questo tipo. Ho visto che nella sua visione di direttore appunto dell'Ateneo di Macerata, lei parla di università e comunità, quindi con l'auspicio che l'università possa essere vissuta dagli studenti non solo nel periodo delle lezioni, ma si possa condividere appunto con i giovani anche attività culturali, attività sociali. Partendo un po' da questo concetto, ecco, lei come vede il passo successivo, quindi il mondo dell'università verso il mondo del lavoro? Come possiamo creare questa connessione? Allora, io credo che sia importantissimo intanto il concetto della comunità, è una cosa che ho voluto sottolineare dopo il periodo del Covid, in cui ci siamo tutti trovati un po' in quella situazione alienante che ha fatto tanti danni, e soprattutto direi alle giovani generazioni. Per cui abbiamo voluto insistere sul valore di imparare di stare insieme in presenza, o come si dice in inglese in person, proprio per creare appunto quei rapporti fra i ragazzi in modo che possano imparare e crescere insieme. E questo sta funzionando anche con i posti e gli spazi che cerchiamo di mettere a disposizione, non solo spazi di studio, ma di svago, di poter condividere un po' il tempo anche fra le lezioni. E poi con l'idea dell'università 24 ore su 24 in qualche modo. Allora, poi creare un link, un collegamento più forte con il mondo, insomma, del lavoro è fondamentale e si fa con cose abbastanza basilari inizialmente, con gli stage, con i tirocini. Poi creando dei partnership, direi, strategiche con aziende e organizzazioni del settore privato, si fa coinvolgendo, come facciamo nella costruzione e nelle revisioni dei corsi di studio, ascoltando le aziende, sentendo le loro esigenze che cambiano. Sappiamo che il mondo del lavoro è molto diverso oggi rispetto a 10 anni fa ed è difficile prevedere come sarà fra 20 anni, anche fra 10 anni. Per cui noi dobbiamo ascoltare le aziende del territorio locale, ma anche del territorio più esteso, per cercare di organizzare e di preparare gli studenti, i laureati, per entrare nel mondo del lavoro, puntando sui soft skills, per esempio, che le aziende chiedono sempre di più, chiedendo anche a un senso critico verso questo mondo così complicato che viviamo. Per cui non è correre dietro la cosa di fashion di oggi e di domani, che è di moda, ma di cercare di preparare delle menti flessibili in grado di poi essere inseriti nel mondo del lavoro, dove vengono ancora di più preparati e fanno ancora una formazione. L'idea anche della formazione continua è fondamentale, per cui io spero di vedere negli anni futuri molte più persone del mondo del lavoro che vengono all'università, magari per un mese o per 2 mesi, per fare un corso di aggiornamento molto molto mirato, perché anche questo servirà nel retraining necessario per il mondo di lavoro che cambia. Per cui bisogna saper ascoltarci a vicenda, io lo faccio spesso, bisogna che l'università viaggi nel territorio, incontri
aziende, incontra i dirigenti e impara ascoltando e poi cercando anche di spiegare un po' le nostre istanze e le nostre capacità e di spiegare il mondo dell'università attuale, che magari è molto diverso rispetto a 20 anni fa, quando i nostri interlocutori magari si sono laureati. È verissimo, è verissimo. È proprio da questa connessione, no? Da questo dialogo che sicuramente vicendevolmente ci si può supportare. Infatti, la domanda successiva parte un po' da questa ispirazione, no? Dal mondo accademico nascono spesso delle nuove idee, nascono anche delle scintille che danno vita, perché no, ad aziende, a avventure imprenditoriali. Noi siamo persone di finanza, quindi tendenzialmente ci occupiamo di questo e sappiamo che la finanza è un po' l'energia necessaria, per dare proprio vita, no, a queste attività. Ecco, dal suo osservatorio, come pensa che la finanza possa supportare queste nuove idee? Io credo che il ruolo delle finanze è centrale perché tante bellissime idee nascono e muoiono purtroppo lì. La finanza e le risorse economiche sono per le nuove idee come l'acqua per una pianta che uno ha appena seminata. Per crescere, per fiorire, è chiaro che ha bisogno di sostegno in questo senso. Io credo che il ruolo dell'università a incoraggiare l'imprenditorialità, non solo fra chi studia economia, ma magari fra chi studia filosofia, storia, letteratura, eccetera. E noi dobbiamo cercare di rafforzare i nostri giovani, di aiutarli a seguire le loro idee, no? Di avere il coraggio di non semplicemente cercare e magari non riuscire a trovare il lavoro fisso e garantito a vita. Perché questo a volte anche può essere poco soddisfacente, ma il territorio, tutta la regione, Marche, ha bisogno di giovani che investono in questo senso. Però se la finanza non gli viene dietro in qualche modo, sostenendo dentro l'università i nostri sforzi, appunto, di fare laboratori di imprenditorialità, di puntare sull'economia anche circolare in qualche modo, sulla sostenibilità, e di incoraggiare anche una cultura degli spin-off, dei start-up, su cui noi stiamo puntando molto, perché uno giovane, insomma, deve avere degli strumenti, non può inventare da nulla, insomma, un percorso. Noi stiamo cercando anche con vari eventi di incoraggiare questo modo di vedere le cose, l'invito nella presenza, per esempio, dell'imprenditore Riccardo Illy nel nostro Ateneo 2 mesi fa è stato molto stimolante in questo senso, perché lui pure ci ha dato dei stimoli su come convertire un'azienda piccola di famiglia in una cosa più stabile che può, no, crescere oltre la prima generazione. E questa è una sfida nelle Marche molto importante, perché abbiamo aziende a migliaia, ma tutte micro aziende che spesso, quando il patrone, insomma, dell'azienda decide di andare in pensione, si chiude. Invece bisognerebbe trovare il modo. Lui diceva: "Small is not always beautiful", no? Che il piccolo non è necessariamente bello, il piccolo va rafforzato e bisogna costruire le cose insieme. Allora, queste culture bisogna cercare di spargere con l'aiuto della finanza, e poi io credo che incentivando anche all'interno dell'Ateneo delle borse di studio, che sarebbe molto importante, dei dottorati in cui durante un dottorato di ricerca, un dottoranda può sviluppare un'idea o un approccio che potrebbe essere anche utile allo stesso mondo delle finanze. Per cui un rapporto di ascolto, e poi noi cerchiamo di mettere il nostro expertise, e magari il mondo della finanza cerca di aiutarci un po' di più con delle risorse in questo senso, investimenti per il futuro.
Assolutamente, noi crediamo molto in questo e soprattutto ecco, il sostegno alle idee, alle start-up e comunque al ciclo di vita che una normale impresa vive sicuramente ha necessità di finanza. E quindi quanto più la finanza è vicina a questa esigenza, quanto più riesce a rispondere in maniera adeguata. Ma un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito è che nel suo programma lei ha inserito questo titolo, Un umanesimo che unisce. Ecco, io credo che proprio partendo da questo concetto si possano veramente sviluppare delle attività estremamente importanti, perché dallo scambio di idee, dal lavoro di squadra, dal lavoro in team, sicuramente si aggiunge valore a quello che ognuno di noi poi compie quotidianamente. Ecco, in quest'ottica, il premio Finanza e Territorio, a suo avviso, ci può dare una mano? Io credo che il premio sia molto utile. Io non ho mai visto un'idea che non è stata migliorata dal fatto di aver avuto un confronto, no, con altre persone che mettono la loro parte, il loro contributo. Questo premio già è uno stimolo al territorio, no, di trovare insieme soluzioni innovative. Ed è un premio appunto economico, se vogliamo, che è incentivante sicuramente. Poi il fatto di mettere insieme tutte le proposte, ce ne sono tante, e di mettere insieme anche le persone che hanno fatto queste proposte, che ci possono essere insomma fra di loro, no? Uno scambio, e io credo che sia potenzialmente molto positiva e un modo per promuovere insomma un cambiamento sociale, diciamo comunitario, se vogliamo, molto positivo, perché dobbiamo anche andare oltre l'idea della mera concorrenza che non fa bene, insomma vinco io perché perdono tutti gli altri. Io credo che l'idea che insieme possiamo costruire delle cose nuove a beneficio della comunità sia un bel modo di vedere il futuro, insomma, e in cui non può essere semplicemente appunto la concorrenza, ma la condivisione, lo scambio e la sostenibilità per uno sviluppo economico appunto che può durare nel tempo. Dà un'iniezione di fiducia, ecco, questo forse è la cosa più importante. Infatti l'obiettivo è proprio questo. E intanto io la ringrazio davvero di cuore per il tempo, per la sua disponibilità, anche perché come rettore dell'Università di Macerata sarà uno dei giurati appunto del nostro premio. E... Ma sono molto contento di questo ruolo. Sto leggendo adesso le proposte, molto belle, e mi fa anche ben sperare, insomma, ci sono tante idee e tanti giovani che si stanno appunto impegnando, e da questo nascono cose nuove e belle, sicuramente. Esattamente. Quindi a questo punto non ci resta che darci appuntamento per il 17 maggio, che sarà appunto la serata conclusiva, dove continueremo a scambiarci idee, a confrontarsi e, perché no, a far emergere ancora con più forza i valori di questa marchigianità che sappiamo già aver espresso nel tempo, no? Così tanto valore, e vorremmo non solo che lo continuasse a fare, ma che si rafforzasse magari da un lavoro appunto a più mani. Quindi grazie davvero. Grazie a lei, grazie. Buona serata, arrivederci. Buona serata.